lodato mio Signore con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore di altissimo Signore porta il segno. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questo giorno radioso della Pasqua di risurrezione del Signore per ridirci che il Signore è vivo e sta in mezzo a noi e ha sconfitto per noi la morte e il peccato. A Lui ci rivolgiamo quindi in questo giorno con fiducia, consapevoli che il Signore ha aperto una strada per tutti noi, perché ognuno di noi possa arrivare dove è arrivato Lui. Viene in mente San Pietro che, parlando col Signore nel Giovedì Santo, quando il Signore lava i piedi ai Suoi apostoli, è il Signore che dice a Pietro: dove vado io, tu per ora non puoi venire, perché non era pronto, perché ancora doveva fare il suo cammino di fede, ma alla fine della sua vita è diventato pronto per entrare in paradiso, e così è entrato su in cielo. E così, fratelli e sorelle, noi nella nostra vita, in questo cammino di conversione, questo cammino di pentimento per i nostri peccati, questo cammino di apertura alla grazia di Dio, che ci vuole rendere capaci, pronti per entrare in paradiso, per avere la vita eterna e la risurrezione finale dei nostri corpi, consapevoli che l'unico ostacolo che ci può impedire questo sono i nostri peccati,
ci battiamo il petto con fiducia, rivolti al Signore, riconoscendo e confessando le nostre colpe. Signore, con la risurrezione ci hai donato la pace, abbi pietà di noi. Cristo risuscitato secondo le Scritture, abbi pietà di noi. Signore, Dio ti ha risuscitato dalle angosce della morte, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo, o Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in spirito e santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Buona Pasqua a tutti, fratelli e sorelle, il Signore è risorto, e in questo giorno facciamo la memoria di quello che accadde in quel giorno di Pasqua, in quel giorno, nel giorno nel quale il Signore risorse dai morti, il giorno nel quale il Signore ha sconfitto la morte per noi, l'ha vinta, per quello il Signore è disceso dal cielo e risorgendo dalla morte il Signore ci ha aperto la via della salvezza per la vita eterna, perché risorgessimo anche noi un giorno. Allora è importante che contempliamo questo mistero, è ancora più importante in questi tempi nei quali viviamo questa epidemia, questa prova durissima. Il Signore ci libererà da ogni male, anche da questo male. Fidiamoci di Lui, approfittiamo di questi tempi per ritrovare la fede, per approfondire la nostra fede nel Signore, nella risurrezione del Signore, nella sua morte e risurrezione, nella sua vittoria sul peccato e sulla morte, di come questa vittoria arrivi a noi, è arrivata a noi attraverso il battesimo, ci siamo uniti infatti alla morte e risurrezione di Cristo, e cresce sempre di più in noi attraverso la fede, attraverso i sacramenti, l'Eucarestia in particolare. Allora, rivedendo un po' quello che accadde la mattina di quella domenica, della prima domenica, nella quale il Signore è risorto, colpisce innanzitutto la presenza delle donne al sepolcro. Tutti sono rassegnati, tutti si sentono sconfitti, molti hanno smesso di credere, di sperare e di amare. Anche queste donne che vanno al sepolcro per profumare il corpo del Signore non credono, non hanno la fede, non hanno capito ancora che il Signore sarebbe risorto, così come tutti gli altri apostoli. Non sperano perché non hanno più speranza. L'uomo nel quale riponevano tutte le loro speranze era morto,
E quindi per loro la storia era finita là, ma conservano qualcosa ancora, la cosa più importante, che è l'amore. Infatti queste donne stanno continuando ad amare il Signore, anche se è morto, anche se tutto è finito, loro lo amano e pensano di fare questo gesto di amore meraviglioso, di andare al sepolcro, di profumare il corpo del Signore. È un gesto d'amore, lo amano ancora. E allora è un grande insegnamento questo per noi, perché cosa ci dice? Ci dice questo: nel momento della prova, quello che siamo chiamati a fare, anche se perdiamo la speranza, anche se vediamo il nostro futuro tutto nero, anche se non capiamo le opere di Dio e non lo sentiamo accanto a noi, perché quando siamo sotto la croce, nella prova, questo ci succede, però scegliamo di continuare ad amare Dio. Vediamo quante tante persone nella prova cessano di amare Dio, diventano, si allontanano, diventano indifferenti o addirittura nemici di Dio, sentono Dio come un nemico. Ecco, questo dobbiamo combatterlo, fratelli e sorelle, perché questo veramente ha il potere di allontanarci dalla serenità, dalla gioia, dall'amore, dalla pace, dalla vita eterna. Quello che siamo chiamati a fare, infatti, fratelli e sorelle, fare come queste donne che vanno al sepolcro, continuare ad amare, amare Dio innanzitutto, nella convinzione che Lui è solo il bene, da Lui non viene il male. Da Dio, Dio è il Salvatore, il Liberatore, il Redentore. Non è uno che ci vuol fare del male, eh? Il male più grande, come l'ha chiamato il padre Raniero canta la messa nella catechesi del Venerdì Santo, nella Basilica di San Pietro, il male più grande mai commesso sulla faccia della terra è stata l'uccisione del Figlio di Dio, il Figlio di Dio, il Creatore ucciso. E è stato ucciso da chi? Dagli uomini, dagli uomini. Quindi il male più grande è stato commesso dagli uomini, e ogni male viene dal peccato dell'uomo, non viene da Dio. La morte non viene da Dio, viene dal peccato dell'uomo. La malattia, le sofferenze, le violenze, tutto viene dal peccato dell'uomo. Da Dio viene solo il bene. Per cui, fratelli e sorelle, continuiamo ad amare Dio anche quando siamo nella prova, anche in questo periodo di epidemia. Continuiamo ad amarlo, cioè a trovare il tempo per il Signore, il tempo per la preghiera, il tempo per ascoltare la Sua parola, il Suo Vangelo, per meditarlo, il tempo per venire in chiesa ad accendere una candela, a fare una preghiera nel silenzio delle nostre chiese, nel raccoglimento delle nostre chiese. Troviamo il tempo per tornare alla messa domenicale, quando ci sarà possibile, speriamo il più presto possibile. E questo è amare Dio, fratelli e sorelle. Per cui perseveriamo nell'amore di Dio e faremo la stessa esperienza di quelle donne al sepolcro. Per cui queste donne, arrivando al sepolcro, intanto trovarono la pietra che chiudeva il sepolcro ribaltata, sepolcro aperto, questa pietra enorme che chiudeva il sepolcro del Signore, che può essere la pietra della disperazione, che chiude il nostro cuore. Lasciamo che il Signore lo apra il nostro cuore, che getti via questa pietra. Consentiamogliela al Signore, così che possiamo fare questo incontro col Signore. Allora le donne arrivarono alla tomba, trovarono la tomba aperta e dentro la tomba trovarono l'angelo di Dio. L'angelo di Dio che disse loro: non temete, non abbiate paura. Chi cercate?
Gesù, il crocifisso non è qui, non è qui, è risorto. A questo annuncio angelico è l'annuncio di Pasqua, l'annuncio che oggi ci rivolge quell'angelo di Dio che è la Chiesa, questo messaggero di Dio, di liete notizie, che ci dice che Cristo non è morto, Cristo è risorto. E se abbiamo continuato ad amare Dio in questi tempi, a trovare il tempo per Lui, allora questo annuncio risuona dentro di noi e ci scalda il cuore e ci dà gioia. Ecco, se è un annuncio che è vuoto, che non sentiamo rivolto a noi, che ci sembra solo una parola, è perché abbiamo smesso di amare il Signore. Abbiamo smesso, ci siamo rassegnati, ci siamo rinchiusi, rintanati in noi stessi. Allora apriamoci, continuiamo ad amare Gesù, a pregare perché possiamo sentire squillare dentro il nostro cuore l'annuncio che Cristo è risorto, è veramente risorto. Un annuncio che ci dia gioia, un annuncio che ci scaldi il cuore. E poi dopo questo annuncio, dopo l'ascolto di questo annuncio, queste donne incontrarono Lui, Gesù, il risorto. Allora ascoltiamo questo annuncio, continuiamo ad amare il Signore, ascoltiamo l'annuncio della risurrezione e allora incontreremo Gesù, ne faremo l'esperienza di Gesù risorto, vivo, che sta accanto a noi e che ci precede, ci va sempre avanti a prepararci la strada, a spianarci la strada, che ci dà la forza di rialzarci, che ci dà la grazia per santificarci, per la nostra santificazione. Coraggio, fratelli e sorelle, imitiamo queste donne del primo mattino sono immagine della Chiesa, ci parlano della Chiesa. La Chiesa è donna, è donna, è donna perché è sposa, è la sposa di Cristo, la Chiesa sposa di Cristo. Allora mi fanno tanti a dire: credo nel Signore ma rifiuto la Chiesa. Allora, ma se rifiuti la Chiesa, rifiuti la sposa di Cristo e pensi che il suo sposo ti accolga? No, se rifiuti la sua sposa, neanche lo sposo ti accoglie. Allora parliamo ad amarla la Chiesa, che è la sposa di Cristo. Noi siamo la sposa di Cristo. Cristo è il nostro sposo, che ci ama fino a dare la sua vita. La donna, la Chiesa è donna perché è madre, perché genera, è generatrice, e genera la vita divina in ognuno di noi, l'ha generata quando siamo stati battezzati. Ci è stato messo questo semino, questa vita divina è in germe, e è madre perché questa vita divina concepita nella nostra anima, la Chiesa l'alimenta e dà il suo puro latte spirituale attraverso i sacramenti, attraverso l'Eucaristia e il sacramento della riconciliazione in maniera particolare. Per cui, ecco, in questo giorno di Pasqua rinnoviamo il nostro modo di pensare alla Chiesa. La Chiesa è sposa di Cristo, la Chiesa è nostra madre. Guardando a queste donne del primo mattino di Pasqua. E poi, fratelli e sorelle, questo giardino nel quale avviene la risurrezione del Signore, questa tomba nella quale il Signore fu sepolto, era in un giardino, un giardino. E questo giardino ci fa pensare a un altro giardino, al giardino degli inizi della storia dell'umanità, al giardino del paradiso terrestre, là dove è stata creata l'umanità. Allora questo giardino della tomba nella quale il Signore è risorto ci dice che con la risurrezione, con la sua risurrezione, il Signore ha fatto una nuova creazione. Una nuova creazione, ha fatto nuove tutte le cose, e in Cristo
c'è l'inizio di questa nuova creazione che cresce, si sviluppa nel corso della storia, fino ad arrivare, nonostante tutti i peccati del mondo, fino ad arrivare a un pieno compimento. Quando il Signore tornerà nella gloria, allora la creazione sarà rinnovata pienamente e totalmente in quel giorno in cui tutti noi risorgeremo. Allora, parlando di risurrezione del Signore, parliamo quindi anche di nuova creazione. Questa nuova creazione alla quale siamo stati associati col battesimo, questa nuova creazione, questo uomo nuovo che sta crescendo dentro di noi, non senza il nostro assenso, perché il Signore opera nella storia rispettando la nostra libertà. Quindi nella misura in cui noi diciamo sì a Dio, sì alla preghiera, sì alla parola di Dio, sì alla Chiesa, che questo uomo nuovo, questa creazione nuova cresce in noi fino ad arrivare al suo pieno compimento. Allora, coraggio, fratelli e sorelle, queste sono le parole che il Signore rivolge a queste donne, ai suoi discepoli. Coraggio, gli dice, coraggio, rialziamoci, alziamo la testa, rivolgiamoci a Dio, pensiamo alle cose del cielo, non alle cose materiali, alle cose terrene. Convertiamoci a Dio perché possiamo accogliere sempre di più e sempre meglio la sua grazia e il suo amore. E allora sì, fratelli e sorelle, che ogni cosa andrà bene, ogni cosa si aggiusterà, ogni cosa migliorerà. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, rinnoviamo la professione di fede attraverso la rinnovazione delle promesse battesimali, quelle promesse che hanno fatto i nostri genitori per noi quando da bambini siamo stati battezzati, quelle promesse che abbiamo fatto noi stessi quando siamo stati cresimati e che oggi rinnoviamo. Fratelli e sorelle, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Cristo, nostra Pasqua, è risorto. Con gioia e gratitudine affidiamo al Padre ogni nostra necessità e speranza. Diciamo con fiducia, Padre della vita, ascoltaci. Conferma nella fede la tua Chiesa, la risurrezione del tuo Figlio la sostenga e la renda forte nella testimonianza, nella certezza che la morte è vinta e la vita trionfa. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Illumina i governanti, politici e magistrati, di fronte alle tenebre della morte e dell'iniquità, si affidino alla luce del risorto per sostenere i poveri e gli innocenti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Aiuta tutti i fratelli che vivono nella disperazione, nel non senso, nell'indigenza, a trovare la risurrezione, la forza per alzare lo sguardo e lasciarsi accogliere dal tuo abbraccio di amore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Donaci la gioia della Pasqua, oggi e sempre, perché l'alleluia sia il canto quotidiano della nostra fede e la certezza della risurrezione sostenga la nostra speranza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci.
Padre di infinita bontà, che hai liberato la nostra umanità dalla morte, con la forza della risurrezione del tuo Figlio, sostieni il cammino dei tuoi figli perché possiamo corrispondere con la coerenza della nostra vita cristiana alla grazia della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Benedetto colui che viene in nome di Dio.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo nel suo vero corpo, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, te lo offriamo anche per i nostri fratelli, che ti sei degnato di far rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo.
Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. E beati gli invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa con purezza e verità. Alleluia. No.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa di onnipotente con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. D'altissimo Signore porta il segno.